Allora, ciao Paolo. Ciao. Allora, volevo dirti che una di queste sere saranno presenti in sala un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti che seguiranno lo spettacolo anche grazie al servizio di audiodescrizione. So che questo spettacolo è molto improvvisato. No, non è molto improvvisato, è improvvisato al 20%, è un'improvvisazione jazzistica, però al 20-25% sì. Quindi cambierà ogni sera. E questo spettacolo queste persone lo potranno immaginare, diciamo. Quanto è importante l'immaginazione in teatro? È tutto. È la prima regola dell'attore quando deve fare una performance, perché c'è chi procede studiando memoria in maniera letterale, chi invece va a immagini. Io preferisco la seconda ipotesi, è molto più suggestiva per te e per il pubblico. Hai mai recitato per un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti? Sì. Sì, ma a Milano. Però me la scusa. Tranquillo. Lo brucia. Eh sì. E questo ti dà una sensazione diversa, cioè dire che ci possa essere... No. Personalmente a me no. È chiaro che calibri in funzione del pubblico, che c'è, però non mi dà nessuna sensazione di diversità. Okay. Un'ultima cosa, se ti dovessi descrivere a una persona non vedente, cosa diresti di te? Che immagini quello che vuole. Okay. Non sono capace di descrivermi. Grazie mille. Va bene, ciao. Ciao.